credo che questa risposta, ancora una volta a distanza di così tanti anni, dei cittadini di Bologna, di questo territorio dell'Emilia Romagna, sia una risposta bellissima, straordinaria, in linea con il valore e la partecipazione civile che questa città ha sempre dimostrato, è in linea con una storia di un territorio che vuole la verità fino in fondo, quindi arrivando prima o poi, e ci si deve arrivare a conoscere i mandanti di quella strage così drammatica ed efferata, perché qui si è sconfitto prima il nazifascismo, poi il terrorismo, una terra e una popolazione che non è contenta finché non conosce la verità, anche per gli sforzi e le battaglie che ha fatto in nome dell'affermazione della libertà, della pace e della democrazia. Credo sia però una bella giornata, anche perché finalmente, dopo tanti anni, e ha fatto bene il presidente bolognese a darne merito anche al governo e al Parlamento per l'approvazione di questo reato di depistaggio, che le associazioni dei familiari delle vittime delle tante stragi in Italia e noi stessi chiedevamo da tempo che diventasse finalmente un reato, e il fatto che entri in vigore da oggi è la migliore, diciamo, testimonianza per un 2 agosto che non si ferma, che riesce a fare passi in avanti anche nell'affermazione di richieste che erano state fatte, così come per la desecretazione degli atti, affinché tutti gli atti vengano messi a disposizione di chiunque li richieda e digitalizzati, e come ha detto il sottosegretario De Vincenti, in qualsiasi parte anche di sedi decentrate degli archivi di Stato per il futuro, così come il risarcimento delle vittime, per quanto non c'è alcun risarcimento che possa essere pari alla perdita di un proprio caro, deve procedere, andare avanti, anche lì mi pare che stiamo sulla strada giusta. Oggi è una giornata molto importante perché oggi entra in vigore il reato di depistaggio, proprio oggi. Sono voluti 23 anni per fare in modo che la legge passasse, credo che sia un avvenimento eccezionale. Mancano i mandanti di tutte le stragi, e credo che questo sia un fatto importante per voltare pagina completamente nell'ambito della storia italiana.